L'estate è ormai alle spalle. In questi mesi, in compagnia di On the Evolution of Sport, abbiamo trascorso diverse settimane sulla Riviera Romagnola. Sulle spiagge di Cesenatico, ad esempio, abbiamo incontrato Michela Latignotti e Francesca Micheletto che ci hanno raccontato il beach volley. Ci siamo poi trasferiti a Ravenna, nella scuola di wakeboard di Gianluca Lucchi. Ma in questo nostro viaggio non abbiamo però parlato dello sport forse più conosciuto da praticare in spiaggia, il beach tennis. Perché il più conosciuto? Beh, chi di noi non ha giocato almeno una volta con un paio di racchettoni di legno su un bagnasciuga in riva al mare? Il beach tennis ha origine sulle spiagge della Romagna intorno agli anni 70. L'idea fu di alcuni bagnanti che intuirono la possibilità di giocare a racchettoni sui campi per il beach volley. I primi passi di questo sport sono segnati dai tornei amatoriali organizzati nei vari stabilimenti balneari. Ovviamente erano partite con caratteristiche diverse da luogo a luogo, perché non erano ancora presenti delle regole univoche. Fu solo nel 1996 che nacque il vero beach tennis, grazie proprio all'introduzione di regole ben precise, come le dimensioni del campo e l'altezza della rete. Le regole, a parte qualche piccola variazione, sono quelle del tennis, compreso il punteggio. I colpi sono tutti eseguiti al volo e si gioca principalmente 2 contro 2. Per imparare qualcosa di più di questo sport, siamo tornati in Romagna e abbiamo incontrato Luca Maducci e Nicola Strano, rispettivamente istruttore di beach tennis e giocatore professionista. Ciao a tutti, sono Nicola Strano, giocatore professionista di beach tennis. Io gioco a beach tennis dall'età di 18 anni, quindi ora ne ho 32 da 14 anni. Sono Luca Maducci, ho una scuola di beach tennis da 11 anni. Ho la mia attività a Ravenna in estate e a Punta Marina in inverno e a Punta Marina in estate. Io giocavo al mio bagno a Punta Marina a ping pong fino all'età di 14 anni. Il gestore ha avuto la bella idea di inserire un campo da beach tennis. Ho iniziato a giocare, mi sono appassionato e da lì ero sempre in campo. Giocavo mattina, pomeriggio e sera. È diventata una passione incrollabile. All'inizio era una bellissima novità, poi è diventata una passione e dopo è diventato il mio lavoro. Mi sono appassionato tantissimo a tal punto che ho iniziato a organizzare i primi tornei al bagno. Da lì il mio livello di gioco è migliorato e ho avuto l'idea di crearmi una mia scuola. Nasce nei lidi ravennati. All'inizio, negli anni 70-80, si giocava con regole sempre diverse. Rete alta, rete bassa, pallina dura, pallina morbida. Poi nel 96 il presidente Bellettini ha creato un regolamento unico per tutti e quindi gli ha dato una dimensione davvero sport. Ci sono nazioni che hanno raggiunto livelli molto alti come il Brasile, la Russia. L'Italia è ovviamente molto molto forte, però non è più l'unica competitiva. Ecco, il livello in diverse parti del mondo si è alzato. Beach tennis è nato in Romagna, ma ora il Brasile è una delle nazioni più forti, dove giocano più giocatori al mondo. Poi c'è la Spagna e la Russia, che c'è il numero 3 giocatore al mondo è russo, e la Francia. È uno sport che a livello di età concede tantissimo, può essere giocato da tutte le fasce d'età, quindi vedi in campo spesso giocatori anche di più di 60 anni giocare, perché comunque il campo ha dimensioni ridotte. La racchetta, a differenza del tennis, diciamo, concede molto di più. Ti dà una spinta anche se la prendi in qualsiasi punto del piatto. Quindi, in linea di massima, è uno sport più semplice. Allora, i colpi principali sono il servizio, che è ovviamente il colpo che dà il via al gioco. Abbiamo la volée di dritto rovescio, palla corta, pallonetto e lo smash. I colpi da beach tennis sono simili a quelli del tennis, però ci sono diverse, diciamo, differenze. Nel beach tennis bisogna fare aperture molto molto più limitate, mentre a tennis ovviamente spesso tu fai aperture. Quindi a beach i colpi sono spesso davanti al corpo, sono un pelo più veloci e quindi c'è il fatto che non ci sia il rimbalzo, rende l'esecuzione dei colpi abbastanza diverso.
Nel 2003 la Federazione Italiana Tennis organizza le prime manifestazioni di beach tennis in Romagna e nel Lazio. Nel 2005 viene costituito il primo Comitato Nazionale del Beach Tennis, con l'obiettivo di sviluppare lo sport sul territorio nazionale. Nasce così il primo circuito nazionale e vengono svolti i primi campionati italiani individuali e a squadre. Negli anni successivi si realizzano i primi campionati europei e mondiali, con l'Italia protagonista a livello organizzativo. Nel giro di pochi anni la diffusione diventa sempre più capillare, con il coinvolgimento anche della ITF, ossia la Federazione Internazionale di Tennis, grazie alla quale si adotta una regolamentazione a livello globale e si organizzano i primi tornei in oltre 50 nazioni del mondo. Oltre negli anni 80 c'erano regole diverse da bagno a bagno, dopo si è creato un regolamento unico per tutti. Prima il campo era come il beach volley 9x9, si è passati all'8x8 per renderlo un pelo più spettacolare. Diciamo che adesso, secondo me, si potrebbe ridurre, diciamo, la velocità degli scambi, perché a livelli altissimi la palla va veramente forte. In ITF hanno alzato la rete a 1,80 e per me si potrebbe uniformare a tutti i livelli, quelli maschili. Ovvio che a livelli under la rete dovrebbe essere anche abbassata. Ecco. Lo sport principale è il 2 contro 2. Ci sono competizioni, si può giocare anche 1 contro 1, però diciamo che lo sport, la disciplina più utilizzata, più in voga, è il 2 contro 2. Ci sono campionati italiani, c'è l'ITF, c'è la FIT che segue il settore professionistico, c'è la IFBT che, diciamo, cura anche di più il discorso amatoriale, e sì, diciamo che Riviera ci sono sempre tornei. In estate ogni giorno c'è un torneo. Nel beach tennis in questi anni è cambiato tantissimo il gioco e il fattore atletico è migliorato molto e i giocatori si allenano tantissimo e il livello si è alzato in un modo esponenziale. Secondo me l'altezza adesso è molto importante, nel nostro caso l'altezza della rete si è alzata di 10 cm, quindi noi giochiamo 1,80 m, quindi più si è alti meglio. Secondo me la Russia, la cosa favorevole è l'altezza dei giocatori. Un giocatore medio russo è alto 1,85 m, 1,90 m, quindi nei giochi come questo al volo più alto più si va meglio. L'attrezzatura fondamentale di questo sport è la racchetta. Abbiamo chiesto ai nostri esperti di raccontarci la sua storia e le sue possibili evoluzioni. A inizio degli anni 80 si utilizzavano racchette in legno. Erano racchette ovviamente molto pesanti, anche se avevano tanti buchi, ovviamente era più difficile utilizzarle. Si è passati a racchette in fibre di vetro, dove ovviamente avevi un controllo della palla migliore, anche se ancora non si esprimeva la massima potenza. Si è passati, con diciamo anche l'aumentare del livello agonistico, alle racchette in carbonio, e quindi garantiva una maggiore potenza, la racchetta aveva anche più controllo. Adesso abbiamo racchette che, rispetto alle prime racchette in legno, sono più leggere e tirano molto molto più forte. Quindi abbiamo un gioco veramente più veloce rispetto ai primi anni. Ma le palline sono simili come dimensioni a quelle del tennis, sono molto più leggere ovviamente perché comunque il campo è più piccolo, però in linea di massima sono depressurizzate come quelle del tennis. E un giocatore, diciamo, a colpi molto potenti è preferibile che utilizzi una racchetta più rigida che gli ammortizzi il colpo. Un giocatore al quale magari serve un po' più di spinta, una racchetta più elastica farebbe al caso suo. Campo da beach tennis è già stata un'idea di portare le racchette da padel per rallentare un pelo il gioco, perché le racchette da padel sono più corte rispetto alle racchette da beach tennis, perché da padel sono 45 rispetto al 50 cm che sono le racchette da beach tennis, quindi per rallentare un po' il gioco e per renderlo più televisivo c'era questa idea di provare a usare le racchette da padel. Come in tutti gli sport 2 contro 2, le coppie devono essere molto affiatate. Ma quali le regole per un buon gioco di squadra?
Sicuramente la chimica di squadra è fondamentale. Tra i due soci ci deve essere intesa. Quando uno dei due giocatori serve, l'altro deve sapere più o meno dove andrà la pallina, così sa muoversi per tempo. Quindi sicuramente non c'è una regola, però l'intesa tra i due compagni è fondamentale. Lo sport all'aperto rispetto a quello indoor è più difficile perché ha più varianti, ha più fattori, nel senso che c'è il fattore del sole, del caldo, del vento che sposta spesso la pallina. Indoor, diciamo, è in linea di massima un po' più semplice perché comunque devi prendere in considerazione meno aspetti, quindi non c'è, diciamo, il fattore vento che influisce molto sul gioco in estate. Quando il giocatore serve, il compagno gli chiama spesso il segnale se vuole fare lungolinea 1, al centro 2, diagonale 3. Tanti danno il racchettone, no? E c'è gente che se dici beach tennis non collega subito, te, ovvio non quelli che fanno i tornei, però gente del bagno, per loro è racchettoni. Ogni sport ha bisogno di continuare a evolversi per migliorare se stesso. Cosa manca ancora al beach tennis per fare un ulteriore salto? I nostri atleti hanno idee abbastanza precise. Potrebbe, diciamo, utilizzare palline un pelo più morbide, anche magari il racchetto un pelo più morbide. Un'altra possibilità potrebbe essere togliere il servizio dall'alto e farlo solo dal basso, però il rischio è che tutti facciano dei campanili altissimi, cioè, quindi evitare questa soluzione. Che manca al beach tennis per renderla più famosa al mondo, secondo me, è renderlo più televisivo, più spettacolare, fare degli scambi più emozionanti per il pubblico, fare delle video riprese belle, nitide, con dei replay, si vede bene lo scambio, e quello secondo me sarà il segreto. Oggi il beach tennis, oltre agli eventi nazionali, ha in calendario numerose altre manifestazioni e competizioni internazionali, come i campionati del mondo o i campionati europei. Insomma, è uno sport che cresce ogni anno, tanto che il nuovo obiettivo è quello di far diventare il beach tennis sport olimpico. Ma la possibilità che vada alle Olimpiadi c'è, se ne parla tanto, me lo chiedono spesso, al momento ancora resta un'idea, ecco. Le Olimpiadi è una brutta bestia, speriamo in futuro, sarebbe il sogno di tutti i beach tennisti.